Solo 0-0, e quando diciamo solo lo diciamo perché la gara si era messa nel modo in cui tu potevi realmente cogliere i 3 punti sul campo del Cittadella. Niente di facile perché senza Pavoletti al Cagliari mancavano delle alternative in attacco, la sola punta, la Padula ha fatto grandissima fatica a cercare spazio dentro l'area di rigore della squadra veneta e questa è stata un po' la lacuna che alla fine è emersa dall'intera gara. Un Cagliari capace di sviluppare il gioco fino a ridosso dell'area, ma poi incapace di trovare la via della rete, soprattutto di avere peso in attacco, di mettere uomini dentro i 16 metri, di dare sostegno alla Padula. E quando c'è stata l'espulsione nel secondo tempo, quando si sono avute meno occasioni che nel primo, perché dobbiamo ricordare che il Cagliari la partita la poteva vincere soprattutto nel primo tempo con i colpi di testa di Dossena, in particolare che hanno impegnato Castrati in 2 parate difficili e poi con un tiro di Falco. Ecco, quando nel secondo tempo c'è stata l'espulsione di Salvi e la Cittadella è rimasta in 10 uomini, questa lacuna del Cagliari è stata messa ulteriormente in evidenza. Perché? Perché il Cittadella ha pensato meno ad attaccare e quindi nel pensare meno ad attaccare ha creato certamente meno spazi per il Cagliari. Si è chiuso definitivamente e il Cagliari ha messo in evidenza quella che era la lacuna. Esitazioni che hanno poi confermato che in questo mercato bisogna operare per dare un'alternativa a Pavoletti. Con la partenza di Pereiro, che a questo punto non era più neanche da verificare, con l'inconsistenza di Millico come punta centrale, c'è da dare un'alternativa non solamente a Pavoletti, ma allo stesso Lapadula che da punta unica fa grande fatica a potersi imporre, soprattutto se è il Cagliari che deve attaccare. Tutto questo si è visto nel corso della gara e Ranieri sperava nel gol dei primi 11 per non dover mettere in evidenza quella che è la lacuna. Come l'ha messa in evidenza? Dovendo ricorrere all'utilizzo di Adam Grigor, giocatore di 18 anni acerbo della primavera, schierato nella speranza che potesse essere lui a risolvere quel problema tattico che con altri giocatori non poteva risolvere perché nessuno somigliava a Pavoletti stesso. Il dover mandare in campo il giocatore sloveno, scusate, il giocatore slovacco, è stato come andare a ricercare il motivo per il quale si doveva andare in qualche modo a sottolineare quello che nel Cagliari manca, un giocatore che potesse dare peso all'attacco. Da quel momento in poi, e cioè dal praticamente quasi l'ottantesimo, sono stati inseriti tutti i potenziali attaccanti anche nei cambi, da Luvumbo a Millico, nella speranza di poter trovare il cross giusto e con l'aiuto di Grigor di creare lo spazio alla Padula. Purtroppo la Padula è cascato invece nella trappola perché nel momento in cui potevo usufruire dello spazio è stato soprattutto lui nei 10 minuti finali a cadere molto spesso nel fuorigioco e cadendo nel fuorigioco interrompere le trame del Cagliari. Insomma, uno 0-0 che lascia un punto, certamente, lascia delle indicazioni su dove operare per crescere, comprare un attaccante che possa essere un'alternativa a Pavoletti, ma lascia anche un po' l'amaro in bocca per i 2 punti che non sono stati conquistati in una partita che si era messa nel modo giusto. C'è la prossima, ma soprattutto ci sono i giorni di mercato. Bisogna sfruttare tutto, non bisogna distrarsi, non bisogna assolutamente perdere nessun tipo di indicazione per cercare di migliorare. Le basi per la grande rincorsa si pongono adesso. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.